nel 1970 uno studente greco a Genova arrivò perfino a darsi fuoco per cercare di protestare contro la dittatura. Ovviamente questo rimase un caso isolato, perché una persona non può nulla contro una dittatura intera. Il 14 novembre il Politecnico di Atene si occupa la facoltà e usa la radio che hanno all'interno della facoltà per trasmettere un messaggio alla popolazione. Questo messaggio era che gli studenti, in primis, si proponevano come portabandiera, come portavoce della rivoluzione contro la dittatura. Questi ragazzi hanno avuto un coraggio eccezionale, si sono uniti tutti insieme e hanno cercato di combattere per lo stesso ideale, per i loro diritti, come stiamo facendo ora. Il 17 novembre un carro armato abbatte i cancelli dell'università, uccidendo anche diverse persone. Da un anno a quella parte la dittatura viene ribaltata, risale la democrazia, e tutto questo grazie ai ragazzi, grazie alle prime rivolte dei ragazzi, degli studenti. Se ci uniamo, se combattiamo per gli stessi ideali e siamo sempre uniti con la nostra forza, possiamo ottenere qualsiasi nostro diritto, qualsiasi.